professore del corso di teatro. Chi cazzi! Allora ragazzi, io direi di cominciare noi tre, magari facciamo una mezz'oretta. 20 minuti. Così intanto per conoscerci. Va bene? Allora, vi dicevo, io faccio l'attore, cioè principalmente faccio l'attore, però sono anche un regista, un doppiatore. Ah sì, e chi doppi? E chi doppio? Una volta ho doppiato pure Tom Cruise quando non era famoso, sì. Adesso però sono il doppiatore ufficiale di Tom Flanagan. Di chi? Vabbè, ragazzi, voi vi starete chiedendo come mai io sono qui, no? Una mia amica, Laura, che insegna scienze e matematica in questa scuola. Ma chi è? Riccardi? Ah, la Riccardi, me la conoscevi allora? Sì, ce l'avamo avuta in primo e secondo. La struzza. Beh, come dire, la professoressa Riccardi, che è anche la mia fidanzata. Musica, Vanessa, venite dietro a me, eh? Niente, mi chiedo solo di leggere, dico, mi viene in dubbio, ma le elementari ne abbiamo fatte. Adesso, io ho fatto due volte. Come due volte? Eh sì, una volta in Brasile ando sonnata e poi una volta qua in Italia ando io. Cioè, tu hai fatto 10 anni di elementari? A testa di 5 anni a Porto Alegre e 5 anni a Portonaccio. Ce l'hai la grinta, tirala fuori, forza! Entrò diversi partigiani delle due famiglie che si uniscono alle rispettive fazioni e poi cittadini con le braccia! Cazzo! Sì. Solo che quella è una didascalia e lì la gritta non c'entra. Va bene, va bene, vai, vai, vai. Oh, Laura, amore, sono Leandro, chi è? Amore, quando sarai più furbetta cascherai a pancia su. Non è vero, Giulia? Oh, ragazzi, è Shakespeare questo, non è che... Adesso è buono. No, è Shakespeare, è Shakespeare. Ma che succede? Non lo so, è svenuta. Facciatele le gambe, allora, presto! Qua. Anoressica bulimica, che ne pensi? Ma deficiente, se tengo una forma più complessa di anoressia bulimica, più precisamente l'icolessia. Invece di fare il mondo di Quark, perché non chiamate De Angeli? Questa voce matutina, figliolo. È lui. Ebbene, mia dolce baglia, che notizie mi porti? Oh, signore, perché hai l'aria così triste? 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 Sto incazzata nera! La canna sola sana mi ha fatto buttare! Fede né speranza, sono tutti ipocriti, tutti spergiuri. E qui mi ci vuole un po' d'acqua vita, Giulietta. Sì? Ecco tuo padre. De Angelis? Che ci fa lei qui? De Angelis non c'è, è andato al Divino Amore in pellegrinaggio. Perché? Perché siccome deve fare frate Lorenzo, voleva entrare meglio nel personaggio. E allora, siccome messer Capuleti lo devo fare io, avevo pensato, lo posso fare in siciliano? No, no. Ti è stata fatta una proposta. E non si può rifiutare. Quando sarai a letto, bevi ciò che contiene questa fiala. È una beretta, professore. Vabbè, questa abbiamo, su. Eccomi a te, Romeo. Io questo lo bevo per te. Siamo nel sepolcro dei Capuleti.
Tebaldo giace morto da 2 giorni. Tebaldo giace morto da 2 giorni. Al bagno, professore. Al bagno. E lasciami morire. Beh. No, dico, allora? Non ci riesco. Ma come non ci riesco? No, professore, non è giusto. Ma come non è giusto? È la storia, devi morire. È troppo tragica, però. Ah, non può finire così. Ma adesso mi posso alzare? No, sei giù. Ora dica, insomma, andiamo a fare tutti quanti insieme un pensierino. Ma, no, ma non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. A proposito, mi devi ancora dare 5 euro di regalo. No, no, no. Niente corna, eh? No, no, no. Un po' di ragazzini, oh, eh? Oh, un po' di ragazzini. Ancora. Aspetta. Sono contento. Sì, in questi ultimi 20 giorni ho perso qualche turno di doppiaggio. Non ho potuto fare una pubblicità per una nota marca di preservativi. Ho lasciato la mia ragazza. Mirko mi ha squarciato la ruota di dietro della Vespa. E ho capito che non farò mai più il professore. Però sono contento. Sì, mi sono proprio divertito. E per concludere alla maniera del poeta, di cui stasera tante volte abbiamo fatto il nome, questa era la vera storia di Romeo e Giulietta. Paccavano e come.